Ciao ragazzi, sono Falcone Orologi, sono qua insieme a Elisa Ciao. per un nuovo Scopriamo, per scoprire insieme a voi Song of Horror. Allora, è un horror, è dove si canta, è un È un music, song. è un song, dove si horror, e non so che cosa ci aspetta, sinceramente partiamo e vediamo com'è, sperando che sia meritevole della nostra attenzione. È in inglese, ma tanto penso che non sarà un problema. Formalito? Ormai. Arian. Eh? Chi? Questa cosa che fa paura vera. Belle le lampade così verdi, mi sono sempre piaciute Sì, ho molto. pensato alla stessa cosa quando l'ho vista. Ci la regaliamo? Sei particolarmente nana oggi. Ti noto particolarmente nana. Pure il cuscino ce l'ho. Cioè, il prossimo passo è metterti nell'eco del telefono tipo bambino dal barbiere. Non sono bassa poi, No, eh. no. È Sono 1,73. diversamente Non è alta. vero, sono 1,73. Sono le 8:10. Graficamente non è malaccio. Lui si chiama Daniel e si mette la crema appena torna a casa, vedi? Si fa la doccia. Home sweet home. La sua casa. Ah. Fa una bettola. Carino graficamente, sì. E C'ha un che di Heavy Rain. Non di so più City cosa. on a Hill pure. La serie su Sky. Non lo Allora, ricordi? ma che cosa ci vedi di Sidi Una Hill? Lo sai solo tu. Questo Sì, porpora. porpora. Fermati No. prima che sia tardi. Interrompi. Come si chiama il filtro? Seppia. Che Seppia. Vabbè, dice? dice che è un bel pomeriggio. Vabbè, Sophie, ci sono voluti anni prima che tirassi fuori di nuovo queste foto. Quindi vuol dire che è la moglie morta? Sono 2 minuti che esploriamo questa stanza senza alcun tipo di successo. Abbiamo risparmiato. Che cos'ha un. Che cos'è dentro la pianta? Quale pianta? Ah, è la lampada che è davanti a noi. Ah! È la prospettiva. È un gioco Un prospettico. gioco prospettico. Lo aspetta una maratona di stiraggio nel fine settimana. I fine settimana quelli belli. Vabbè, ma quindi? Lo Il cappello lo faceva prendere. faceva prendere? Ah no. L'ho preso dopo aver visto gli intoccabili 10 anni fa. Non penso di averlo indossato neanche una volta. Ma Vai, che compata fa. Un po' come gli acquisti che fai te. No, devo averlo, devo averlo, devo averlo, devo averlo. oh crikey, seriously. Aspetta. Se te va, eh? Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. You're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big, fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road, in the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin.
Allora, si è perso uno scrittore. Again, another bloody Friday working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Ah, lui era Beone. Bloody alcoholic. Chin up, Hugh. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. La moglie lo ha lasciato, non è morta. Ecco. Perché era un fallito, adesso lui sta cercando di rifarsi una vita lavorando per questa casa editrice che adesso ha perso la sua star più grande, il suo scrittore di punta che noi siamo incaricati di ritrovare insieme al manoscritto. Aha. Il di lui manoscritto, come dicono in gergo legale. Ci piace questo filtro seppia? Sì, molto. Il filtro seppiato. Poi è un thriller horror. Un thriller horror. Un thriller horror. Un thriller horror. Non toccare i microfoni. Il microfono. Dunque, un venerdì come qualsiasi altro. Blocchiamo il blocchiamo il microfono. Bene, allora. Un triciclo. Oh, c'è là il passo un po'. Dai, va. Andando a destra. Mi ricorda un po' alla Chris. Che urli? Chris chi? Quello di Resident Evil. No, Leon. Un po' la Leon, eh. Come, ah, beh. Dunque, ogni personaggio ha la sua fonte di luce. Per accedere alla spina premi RT o R. Poi puoi direzionarla. Vabbè. Ce l'ho. Is that someone playing a music box? La faccia! Che espressività! Vabbè, mi sto a far prendere un attimo. Dunque, l'allarme è stato disattivato. Ha pure cambiato mano. Sto molto meglio. Insomma, si vede più bello da quando ha smesso di bere. Dice, forse dovrei richiedere a mia moglie di uscire. Cioè, sta poco sotto al discorso della moglie. Ciao, miseria. Che strano, cosa ci fanno tutte queste valigie qui? Sono un sacco di persone dentro la casa, ma non ne vediamo manco mezza. Che è più un'avventura grafica di un horror puro. Sì. La testa dell'alce è quasi grossa come me, ha detto. Le riviste d'arte e di storia. Vabbè, insomma, sono tutte cose. Sto falco? No, niente.
Ma tutte quelle bottiglie mi hanno rovinato la vita. Qui c'è il pianoforte. Pensavo che si sarebbe la scacchiera. Diciamo che sembra essere tutto abbastanza fine a se Something on that stesso. doorknob. Oh, finalmente un oggetto. Allora. Dunque, mostra il testo. Caro Sebastian, come stai? Per essere onesti, devo ammettere che siamo tutti impazienti di vedere il tuo ultimo lavoro. Mio caro amico, devo chiederti un favore. Insieme a questa lettera troverai una delle ultime cose che abbiamo acquistato dal negozio. Un carillon. Diciamo, un carillon, sì, una scatola musicale, quindi il carillon. Ha qualcosa che mi ha colpito. La melodia. Sebastian, è strana. Devi ascoltarla tu stesso. Non ho mai sentito una canzone del genere in vita mia, e i miei tentativi di trovare il nome del compositore o della canzone sono tutti falliti. Vabbè, in pratica è la lettera che fa impazzire la gente. Cioè, è una canzone che fa impazzire la gente. Mi aiuteresti a trovare degli indizi per capire l'origine di questa melodia? Interesting. Quindi, insomma, What the? È il Can carillon you della hear that? muerte! Che cosa? I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I Aia. turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations. Nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Cioè, una volta che è entrato, la porta è scomparsa. E lui è stato avvolto dall'oscurità e ci è rimasto per 3 giorni. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Ed è Oh, scomparso. Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you.
Adesso lei sta andando a cercarlo perché non sanno che fine abbia fatto. Cioè, lui è completamente scomparso. Sparito. Avvolto dall'oscurità e accompagnato solamente dal rumore di quel camion. Ma poverino. Ecco. Sophie Van Denend. Velocità, stealth, forza, serenità. Ma io posso scegliere il personaggio. Fonte di luce, accendino. Lei c'ha candela. Lui è più veloce, è più forte. Oppure c'è Alexander. Candela, è più forte di tutti, ma è un po' meno sereno degli altri, è un po' meno stabile mentalmente. Poi c'è Alina Ramos. Lei ha una torcia. Chi prendiamo? L'ultima. L'ultima? Ti ispira fiducia? Sì. È un tecnico de... un tecnico della luce. Non mi aspettavo Infatti, bello come che piega. ci fosse questa impostazione Sì. della... Ma perché dovremmo avere statistiche diverse? Cioè, che cosa... Ho paura. Perché ognuno Si fa. lotta. Perché chi si Potrebbe. ritira dalla lotta si sa che è un gran figlio della... gnotta. Borbotta. Borbotta. Barbotta. Io col cavolo che sarei entrata, ma comunque. Vediamo un po'. Sì, anche lei è... Mannaccia del giorno! Fatti. Sta un attimo rovinata di faccia, però la diva, eh. The door was open. Were they waiting for me? Dice, la porta era aperta, mi aspettavano? Sì. Penso. Chi ha aperto la doccia? Se qua non c'è mai stato nessuno. Fatte. Signora, dobbiamo... Mi si è incagliata la signora. Ho letto che lei ha 32 anni. E Ah, io mi ha voglio andare a detto. vedere. Se c'è la porta. Mamma mia, che angoscia, raga. Il gufo barbuto. Ah, è chiusa a chiave. Cioè, potrei riuscire a scavalcarlo facilmente, ma non capisco a che pro. Non riesco a vedermi, dice. A me fa scapocciare che non interagisce attivamente con nulla. Cioè, Infatti. commenta e basta. Era anzi il servizio da te proprio. No, restiamo dove stavamo prima. Sì. Io in una casa così grande non ci abiterei neanche se me la regalassero. Infatti. Ma mai nella vita. Cos'è? Ah, i fiammiferi. Non so, ma quelle case appunto così grandi, con tutte stanze, Ma che porte. sei matta? Mamma mia, per carità. Bella una cosa chiara, aperta. Saul 7. Un braccialetto?
Ah no, ci sono... Un filo? C'è un filo scoperto con... Vabbè, lei non è tecnico. Si è portata a niente. Che è? Huh? Un anello di metallo. No. La chiave. E non so perché, ma mi ricordo un sacco dei Sims. Eh? Sarebbe carino fatto horror. Olio. The Sims horror. Vero? Che c'ha questa impostazione molto Resident Evil-leggiante. Sì. Ascoltare. Che cos'era quel rumore? Dovresti dare un'occhiata. Per mettere l'orecchio sulla porta, premi Y quando sei vicino alla porta. Puccia, what was that? Sembra che sia tutto in ordine. Da adesso puoi ascoltare ciò che accade all'altra parte delle porte non esaminate. Alcune volte potresti avere l'opportunità di farlo in generale. Fai attenzione alle icone. Usa la mappa per orientarti. Per aprirla premi L. Controllala spesso. Oh, che meraviglia! Oh, che meraviglia! La cosa più bella dei tempi di Silent Hill. Non so se qualcuno ricorda. Con le mappe che si aggiornavano in base a quello che facevi tu, indicandoti cosa fare e dove farlo. Per tener traccia di tutto. Ma quindi io ci posso. È bello, non è male. Mazza, non. Guarda, piega molto. Devo dire che inizialmente non gli davo due lire e non vedevo l'ora di arrivare al punto in cui saremmo andati in chiusura. Chiuso. E invece devo dire che adesso mi ha acchiappato. Sì. Inaspettatamente mi ha acchiappato. Anche perché, insomma, quindi il mistero di lui si aprono due porte. È curioso. I should take a look in this floor first. Ah, dice prima dovrei controllare questo piano. Quindi non è finito giù. No. Non abbiamo ancora visto tutto. Scusa. Ah, ecco. Di là. Telefono. Che dice? Mappamondo. Vabbè, lei ha appena scoperto che il padrone di casa è uno scrittore. Nessuno di questi libri. Ah, oh, me dai l'imposto giù? Niente, non c'è niente. Oh. Ah, è bloccato. Allora, usiamo l'olio per motori. Uh-huh. Un po' d'olio e il cassetto si apre. Guarda da vicino. Vabbè. Quindi. Che dice? Che non lo apre? Guarda più da vicino, ma non... Vabbè.
Che è? Quella statua mi ha fatto prendere un colpo. Che mi devi far morire pure a me? Pronto? Hello? Hello? Who is this? I can't understand anything. We can't leave my room. What? What the? Una bambina ha detto non possiamo uscire dalla stanza. Bene, ragazzi, io direi che insomma, per adesso potremmo anche fermarci qua. Fateci sapere se vorreste vedere altro, oppure se vi basta così. Io vi lascio comunque il link alla pagina del gioco in descrizione, perché potete giocarci anche voi qualora lo vogliate. Ormai la dico tutta insieme, senza manco respirare, sembro uno di quelli che vendono le pentole in televisione. E niente, fateci sapere. Il gioco non sembra affatto male. Bello, bello. Sono piacevolmente... Cioè, unisce quel pizzico di... Vibra tutto. Perché vibra tutto? Siamo vicino alla porta, mi sa. Vabbè, se posso salvare, save and exit. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ragazzi.